oggi hanno pulito, hanno tolto i bidoni, tutto. E domani che facciamo? Normalmente, venite domani, vi faccio vedere pure i topolini che passano per le classi. Non venite solo oggi perché ci sta Renzi. Abbiamo una palestra per fare attività didattica. Il teatro se ne sta accadendo. Questo qua, se andate a vedere, ci sono delle crepe. Se ne sta accadendo. Quando piove si allaga, i bambini non possono venire a scuola perché si allaga la scuola. A parte che c'erano dei bidoni della spazzatura e la spazzatura viene prelevata in orario scolastico, sempre, tutti i giorni. Ora non ci sono, sono scomparsi. Cacche di cani, erba che è stata appena tolta, che con bambini che sono asmatici e c'è un'erba che cresce fino ai muri così. Ma allora non è questa la realtà che dovrebbe vedere Renzi, è la nostra realtà. Questa è una finta realtà, è quello che gli vogliamo far vedere. Noi dovremmo far vedere la nostra vergogna, non questa. Mai visto le scopature, mai! Fate foto, traverso il parlando, allora, sta tutti scuotati. Fuori ragazzi, fuori all'esterno ragazzi, all'esterno. Qui c'è un problema di palestra. Questo documento qui, guardate dentro, è fatto da 139 articoli, quindi 139 frasi, che il rispetto delle regole non deriva soltanto da chi ha la fascia tricolore che rappresenta il comune, da chi è parlamentare, da chi è il presidente del Consiglio, il sindaco, anche perché magari domani il presidente del Consiglio sarà uno di voi.